Ladies and gentlemen, dagli studi di 091 TV va in onda una nuova puntata di Face to Face. Lo stacchetto è bello. Diceva giustamente il commissario, fino a 20 giorni fa, commissario, oggi direttore generale, che lo stacchetto è bello. Mi piace la nostra sigla di Face to Face. Benvenuto Antonio Candela. Ti ho voluto presentare con questo fuori onda perché è stato detto di cuore e io l'ho apprezzato. Quindi ti ho voluto presentare ai nostri telespettatori a 20 giorni da quell'incontro fatto con Rosy Pennino quando si parlava di autismo. Ci stiamo rivedendo proprio per congratularci nei tuoi confronti per l'incarico nuovo che hai da direttore generale, anche se mi dicevi lo sei, ma in effetti ancora Non è arrivata la notifica, cos'è? Innanzitutto mi fa piacere ritornare, è la seconda volta che dico, sono gradito ospite, nel molto senso bene. Che mi fa tanto piacere essere qui. Sono passate 2 settimane, tra l'altro mi hai portato fortuna, lo dobbiamo dire, perché io sono venuto qua il 1° di aprile, e credo sì, che poi entro 24 ore ci sono state queste nomine, quindi dico questa trasmissione mi ha portato ne siamo felici per un semplice motivo, non solo per la simpatia alla persona, che sono una persona solare, e nel mondo della sanità essere solari è un valore aggiunto dal mio punto di vista. Un bravo medico, un bravo direttore sanitario, un bravo direttore amministrativo in sanità deve avere intanto il sorriso facile, ma non il sorriso ironico, il sorriso del sole di Sicilia, ma il sorriso di quelle persone che incoraggiano il cosiddetto malato a stare meglio. Io faccio lotte per l'accoglienza e per il sorriso all'interno dei presidi medici, all'interno degli ospedali e all'interno delle strutture sanitarie siciliane, proprio perché è quel valore che fa già guarire al 50% il nostro cosiddetto malato. Allora, come ti chiamo, commissario Antonio? Come ti devo finire? Antonio. Basta, ok. Allora Antonio, noi siamo... Perché ti abbiamo invitato? Che ci sta colpendo, insomma, questa attività così massiccia con le ASP, insomma, in piazza. E sappiamo che c'è a breve un'ultima tappa, diciamo così, un'ultima tappa a Palermo importante. E i numeri dicono, insomma, che hai stravolto il sistema ASP a Palermo, proprio perché i contatti, per esempio, sull'esenzione ticket online ha dato risultati stratosferici. Si parla di quante migliaia di contatti? Allora, sotto questo aspetto ti ringrazio per averlo citato. Se tu ricorderai, abbiamo lanciato da questi studi un appello ai nostri concittadini. Abbiamo detto non venite agli sportelli. Allora, devo dirti che questo appello ha funzionato. I dati sono di questa notte, perché ti confesso che stamattina non ho potuto leggere i nuovi report. Stanotte i dati ci dicono che 121.000 esenzioni ticket sono state già rilasciate. Cioè, 121.000 sono numeri pazzeschi. Questo, quante persone che hanno evitato di fare la fila? Questo significa che sono veramente tante che hanno evitato la fila. Noi anche però, ore di disagio e quant'altro, perché non è solo la fila, ma c'è. Questo è stato possibile grazie a uno spirito di abnegazione che è stato profuso da parte di tutti i nostri dipendenti e in particolar modo dei nostri ragazzi contrattisti, i quali in postazioni remote da altri distretti hanno lavorato talvolta anche sino a notte tarda. Questo perché hanno creduto in questo progetto, hanno creduto tantissimo in questa sanità che va incontro alla gente. Noi già abbiamo coperto oltre un terzo degli aventi diritto. Non ci siamo limitati a questo, come tu sai. Abbiamo anche attivato la scorsa settimana l'esenzione itinerante, quindi siamo stati in piazza da martedì a venerdì della scorsa settimana, compreso venerdì santo, dalle 8 di mattina sino alle ore 18, e anche lì i numeri ci dicono che oltre 3.000 persone sono venute in piazza per ottenere questo certificato.
È incredibile perché ricordo proprio quella sera che ti ho chiamato alle 19 perché volevo venire a scoprire quali erano i dati della giornata e alle 19 eravate ancora lì con un'ora di ritardo e mi dicevi c'è gente ancora che aspetta. Per... Anche questo è un segno, io sono sicuro che tantissimi dei miei dipendenti, del mio corpo lavorativo, io amo chiamarlo Francesco il corpo lavorativo dell'ASP, sono orgoglioso di essere a capo di un'azienda e soprattutto a capo di quello che per me rappresenta il vero capitale, il capitale umano dell'azienda sanitaria della provincia di Palermo. Devi sapere che il secondo giorno, quando si era diffusa la voce, quindi non il martedì, ma il mercoledì, quando si era diffusa la voce che eravamo a Piazza Politiama, nonostante avessimo noi comunicato che l'apertura degli sportelli era dalle ore 9 sino alle ore 17, già alle 8 c'erano tantissimi palermitani in fila. E anche qui il personale non si è tirato indietro. Mi riferisco agli autisti, ai nostri elettricisti, i quali hanno in tempo record, in tempo veramente battendo qualsiasi record, anche nei confronti di coloro che di mestiere fanno questo, ecco. Abbiamo montato subito il gazebo e anziché iniziare alle 9, già alle 8 le prime esenzioni martedì sono state rilasciate. Hai profuso anche quindi questo interesse al lavoro, perché di solito, sai, il lavoro è visto come un qualcosa che va fatto perché, per dovere naturalmente, perché ci si vive di lavoro. Tu sei riuscito anche come dire, a distribuire all'interno del tuo corpo lavorativo, così come lo definisci tu, insomma, questa voglia di fare senza guardare la mezz'ora, i 10 minuti in più di lavoro, è fatta sempre con amore di squadra. E diciamo, come ha detto tu poc'anzi, il valore, con un valore che non è indifferente del sorriso. Il sorriso che è l'accoglienza, la disponibilità. Il servizio, noi non gestiamo alcun potere, ma siamo soltanto a servizio e costituiamo quello, facciamo parte di un servizio sanitario nazionale e all'interno del quale ci stiamo muovendo con dinamiche, con un modello molto dinamico, come tu sai, perché siamo sempre in piazza, siamo sempre tra la gente. E questo a mio avviso è importantissimo perché la prevenzione è uno dei compiti, è il compito principale che l'azienda territoriale deve svolgere. Antonio, allora per chi diciamo si avvicina in questo momento alla nostra rete, ASP in piazza è prevenzione soprattutto, dove svolgete una serie di attività proprio in diretta, se si può dire così, di screening per esempio oncologici, visite specialistiche, servizi all'utenza e microcippature addirittura pure dei cani. Ma accade tutto nella stessa piazza? Sì. Spiegaci bene, come funziona? Allora, ASP in piazza è un'iniziativa che abbiamo attivato il 10 gennaio di quest'anno. La prima tappa è stata Partinico. Abbiamo percorso, Francesco, in lungo e largo la nostra provincia di Palermo. In questi mesi, dal 10 gennaio ad oggi, siamo stati presenti in 10 piazze, che sono laddove insistono i nostri distretti, che sono capofila dei distretti sanitari. Quindi siamo stati in piazza a Petralia, a Corleone, a Termini Merese, a Bagheria. Sono delle giornate dedicate esclusivamente alla prevenzione, alla promozione e all'educazione della salute. Come funziona? C'è un'educazione alla salute. Certo, come funziona? Beh. Noi ci muoviamo, ormai è una carovana sanitaria a tutti gli effetti. La possiamo definire un corpo armato quasi, un corpo armato allora, di strumenti per sino la all'undicesima. Noi adesso mettiamo da parte quella che è l'undicesima tappa, quella che ci vedrà impegnati il giorno 29 di aprile. Prima del 29 di aprile, nelle 10 tappe, ci siamo mossi con 65 uomini, con 5 camper e all'incirca con un numero di gazebo che variavano da un minimo di 4 o massimo di 10. L'ASP in piazza a Palermo, piazza Castelnuovo, Palermo il capoluogo. Ma si può definire una sorta di ospedale che cammina? È un villaggio sanitario. Villaggio sanitario? Assolutamente, è un villaggio sanitario a tutti gli effetti. L'ASP in piazza a Palermo, la undicesima tappa, vedrà presente questa volta 200 operatori sanitari.
perché tutte le specialità, 200 operatori sanitari, tutte le prestazioni sanitarie, quindi tutte le varie discipline che noi offriremo per quanto riguarda fosse la cardiologia, la pneumologia, la fisiatria e tutte le attività di prevenzione, era necessario, atteso che prevediamo un afflusso notevole, abbiamo dovuto chiaramente potenziare e raddoppiare il personale sia medico che infermieristico, oltre che tutto quello di supporto amministrativo e tecnico. Quindi alla fine arriviamo a 200, saranno sempre 5 camper, ma questa volta gazebo, Francesco, sono 22. Perché gazebo intendiamo sempre il luogo dove avviene poi il gazebo, diciamo. Dobbiamo rispettare la privacy, quindi i gazebi sono tutti chiusi, le visite avvengono all'interno dei gazebi, ci saranno anche 3 tende, delle maxi tende, laddove saranno effettuate le visite di cardiologia, di oculistica e di pneumologia. Quando io dico visita, occhio e croce. Come? Quanto può durare una visita di questo tipo? Ma guarda, dipende dalla disciplina, ecco. In media 10 minuti. In media non oltre 12 minuti. 12 minuti. Che avete fatto anche un calcolo, sì, su queste cose. Considera che la pneumologia significa che c'è lo spirometro, quindi non è soltanto la visita, certo, ma c'è anche un esame che viene effettuato, così come la cardiologia c'è l'elettrocardiogramma. Ecco. E per la prima volta daremo anche la possibilità ai nostri concittadini di effettuare anche la densitometria ossea, e questa è una cosa molto importante. Quindi, a che serve la, scusa la mia ignoranza? Qua ci stiamo anche muovendo in quello che abbiamo visto essere una delle domande che mi è stata richiesta girando soprattutto in città per altre iniziative che abbiamo anche che abbiamo portato avanti anche nel corso di altre promozioni, vedasi un aiuto a Lampedusa per i bambini, moltissimi mi hanno chiesto di avere la possibilità di effettuare anche un esame per quanto riguarda tutta la questione legata alla malattia delle ossa. Quindi attraverso questa diagnostica, attraverso questo esame di diagnostica strumentale, andiamo a rilevare qualora ce ne fossero le problematiche e riusciamo anche a intervenire in tempi rapidissimi. E per la prima volta ci saranno anche 4 fisiatri, che devo dirti non è stato facile dover portare, ecco. Ora faccio il provocatore, Antonio. Dico, tu ti porti 200 tra uomini e donne che lavoreranno a questo progetto, ma chi rimane poi negli ospedali? No, gli ospedali sono comunque sempre coperti. Noi siamo 5.000 dipendenti, dipendenti, quindi insomma, se 200 sono in piazza, diciamo che lasciamo comunque un numero e non ci sarà alcun disservizio nell'ambito della nostra offerta sanitaria, che sia territoriale che ospedaliera. Ma ritornando sempre a quella giornata, ricordiamo che c'è una svariegata possibilità di effettuare nell'ambito della prevenzione oncologica, è possibile effettuare che cosa? Ed essere sottoposti allo screening del tumore alla mammella, del colon retto, della tiroide. Quindi immagina, ecco, come è importante. Temi delicatissimi, in un momento in cui la malattia, in un momento in cui la fase della malattia è cosiddetta asintomatica, cioè quando il tumore non presenta sintomi, è laddove per avere un maggiore successo, per debellare il tumore, tu la devi, come dire, devi cercare di aggredire questa brutta malattia quando? In una fase quando c'è la possibilità, certo, di poter intervenire, e quindi la prevenzione è fondamentale. E grazie a questo è possibile, poi noi non ci fermiamo, apriamo tutte delle cartelle cliniche per ciascuno, dopodiché poi prendiamo in carico, qualora ci fossero dei test positivi, il cittadino, e lo
facciamo entrare attraverso questa nostra rete del servizio sanitario regionale e gli diamo la possibilità di essere, come dire, accolto dalle altre strutture, fosse civico, fosse Villa Sofia o il Policlinico, per il cosiddetto secondo e terzo livello. Quindi, per comprendere bene, questo Villaggio della Salute è un'opportunità che si dà a tutti i cittadini a titolo gratuito. Gratuito e con accesso diretto. E con accesso diretto, ma che non finisce lì. Perché se necessita poi chiaramente una continuazione degli accertamenti, prendete in carico tutte queste richieste che vi sono pervenute. Sì. E le andate a girare, le inseriamo proprio in una vera e propria rete affinché il secondo e il terzo livello sia svolto in maniera appropriata dalle aziende ospedaliere che insistono nella nostra provincia di Palermo. Questa è una cosa molto importante. Assolutamente. Antonio, posso fare il provocatore un pochettino? Ti devo inquietare oggi. Ai tempi si diceva che i peggiori medici andavano a finire alle ASL. No, quelli bravi non sono mai alle ASL, si trovano dentro le cliniche private, ci sono più grandi medici, più grandi primari, più grandi esperti, e nelle strutture pubbliche, e specialmente nelle ASL, ci vanno, cioè, quelli meno bravi, quelli che stanno facendo un po' gavetta. Vogliamo smentire questa cosa? Sì, possiamo smentirla. Quando dice, vai dal medico all'ASL. La possiamo smentire. Dobbiamo smentirla questa cosa. Dobbiamo smentirla. Chiaramente in maniera anche con... corretta, diciamo. Sì, ci sono dei dati oggettivi. Innanzitutto gli uomini bravi e meno bravi e quelli, diciamo, quelli meno bravi si trovano dovunque, si possono trovare, è fisiologico. È noi abbiamo all'interno della nostra azienda, abbiamo degli ospedali, quale è l'ospedale in Grassia, l'ospedale civico di Partinico, l'ospedale in Grassia, l'ospedale di Termini Imerese, quello di Corleone e quello di Petralia, vedi quanto te ne ho detti? Tutti questi ospedali presentano delle eccellenze nell'ambito di alcune discipline. In alcuni di questi ospedali alcune discipline addirittura sono centri di riferimento del servizio sanitario regionale, quindi questo vuol dire che ci sono dei bravissimi medici. E di questo dico, possiamo essere tranquilli che si fanno di tutto per chiaramente portare avanti un momento difficile quale quello italiano, perché vedi in questo momento, come tu sai, da molti anni non possiamo assumere, c'è il blocco delle assunzioni che vede tutte le pubbliche soffrire, sì, ma soprattutto la sanità in questo momento si trova in difficoltà per questo, quindi speriamo che con lo sblocco delle assunzioni, Francesco, ci possa essere nuova linfa vitale, soprattutto ossigeno da parte dei giovani che possano, come dire, dare una mano, e ce ne occorre tantissima mano. Ecco. Coinvolti all'iniziativa c'è anche l'UNICEF, ricordiamo, l'Associazione dell'Autismo Parla. L'Autismo Parla. Naturalmente, mai siete partner, sì. Ho visto quello che avete fatto perché ero lì presente, insomma, quella manifestazione ha dato un serio risultato proprio per l'intervento che avete fatto nel costruire questo spazio dedicato all'autismo. Sì, uno spazio notevole. Importante. Le associazioni sono fondamentali, Francesco. Noi dobbiamo ricordare che la legge regionale 5 ha istituito, ma non voglio essere sotto questo profilo, non voglio utilizzare le classiche parole del burocratese di colui. Ma non ti ci vedo. Allora, anche se lo sai. Grazie a questa legge regionale ha istituito la figura dei comitati consultivi aziendali. I comitati consultivi aziendali non sono altro che sono delle antenne che si trovano nei territori, ricevono segnali da chi? Dai cittadini e trasmettono i segnali, cioè significa che cosa? Le domande di salute, le aspettative, i disservizi che ci sono, vengono poi trasferiti alla direzione generale. Quindi il comitato consultivo aziendale è un organo dell'azienda con un suo presidente. In questo caso il presidente del comitato consultivo aziendale nostro è il generale Francesco La Placa, il quale ha la responsabilità di avere sulle sue spalle 1.495.000 palermitani. Perché? Perché gli assistiti a Palermo sono 1.495.000, quindi lui rappresenta
come comitato consultivo aziendale è portatore di che cosa? Di quegli interessi legittimi e della domanda di salute di tutti i palermitani. Questa è un'integrazione che è avvenuta col comitato consultivo, cioè essere integrati, avere il comitato consultivo che ti, tra virgolette, controlla, fa un'azione di monitoraggio all'interno e ti possa dire guarda che, perché tu lo sai, io non amo gli schemi e mi sento molto atipico sotto questo profilo, nel senso che una gestione di un'azienda deve essere partecipata, non può essere mai imposta dall'alto, occorre quella che è la partecipazione, poi deve avere la fermezza delle decisioni, come ci sono sempre, ma deve esserci una partecipazione, devi capire dove stiamo andando e quindi anche il ruolo del comitato consultivo aziendale che sarà presente quel giorno, il 29 di aprile, insieme alle associazioni che, come in questo caso l'Autismo Parla, che hanno fatto tantissimo per questa disabilità, non fa altro che dare anche un significato diverso perché a questa manifestazione. Risposte concrete. Esatto. La risposta concreta è quello che vuole ogni cittadino, ma in questo caso anche l'associazione che ne ha fatto richiesta. E tu da questo punto di vista dico, ecco, sei anche atipico lì, cioè le risposte arrivano anche piuttosto veloci. Poi tu all'inizio mi hai detto educazione e promozione alla salute. Dici, ma come mai educazione e promozione? La salute suona bene. Allora, l'educazione è importante, noi abbiamo chiesto, innanzitutto dobbiamo dire che l'Istituto Alberghiero Piazza di Palermo, ringrazio il preside che se non sbaglio, il professore Aricò, ci sta dando una grande mano d'aiuto, nel senso che 40 saranno gli alunni delle ultime classi dell'Istituto Alberghiero che saranno presenti in piazza per fare attività come hostess e steward, quindi di assistenza alle nostre offerte di prestazioni sanitarie. Quindi la signora che ha problemi di cuore o che ha problemi di ossa o che ha problemi di occhio, davanti all'ambulatorio troverà questi ragazzi che innanzitutto andranno anche a non solo spiegare che cosa si fa, ma che dovranno anche, tra virgolette, accompagnare questi nostri cittadini all'interno. Ecco, questa integrazione è importante perché oltre a questi ragazzi l'Istituto Piazza e altri istituti palermitani quel giorno non saranno in piazza anche con noi perché organizziamo una giornata, non una giornata, 40 minuti li andremo a dedicare sul ruolo che il Servizio Sanitario Nazionale ha per quanto riguarda la medicina delle umanitarie e delle migrazioni. Quindi anche questo è importantissimo, quindi quando tu dici educazione, cioè vogliamo che i ragazzi, desideriamo, e sotto questo profilo sappiamo che c'è tanta responsabilità, stiamo organizzando questo piccolo convegno, perché tu mi conosci, che durerà 40 minuti in maniera molto pratica, dove faremo vedere qual è il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, per esempio nell'accoglienza e nell'assistenza sanitaria a Lampedusa. Sì. Proietteremo il video Mai più morti nel Mediterraneo, che dura 6 minuti e 40, anche perché per ricordare chi è meno fortunato di noi. Assolutamente. E questo è importante, quindi anche dico, è un villaggio completo dove c'è di tutto, c'è la prevenzione, ci sono le visite, ma c'è anche educazione e promozione. Poi un'altra cosa importante è anche la presenza della nostra struttura dell'unità operativa complessa dipendenze patologiche. Lì effettueremo per la prima volta in piazza anche il test per rilevare se c'è una presenza di epatite C. Questo è un test velocissimo e questo lo faremo attraverso un sistema che si chiama Oral Quick, molto veloce, e sicuramente troverà grandissimo riscontro da parte dei cittadini, oltre anche all'uso, faremo anche prevenzione nell'ambito del bere bene ma in maniera sana, senza eccedere, saranno presenti giocare, ci sono degli etilometri portatili piccolini che saranno distribuiti gratuitamente ai ragazzi. Pure. Cioè noi dobbiamo partire dai ragazzi. Si parlerà tantissimo sull'uso del profilattico,
quindi anche l'educazione sessuale. Saranno distribuiti dei portaprofilattici proprio perché crediamo moltissimo in questo ruolo che il Servizio Sanitario Nazionale di educazione deve avere nei confronti di chi? Dei ragazzi, che sono coloro che alla fine su cui i destini della nostra nazione sono praticamente riposti nei confronti di questa nuova dei ragazzi, ai quali dobbiamo guardare non con un sorriso, di più, anche di più di un sorriso, di dobbiamo incoraggiare. Educazione alla salute a me suona anche come una frase per dire non andiamo dal medico quando si sta male, facciamo prevenzione anche rivolgiamoci al nostro medico, mi suona così questa frase, nel momento in cui si fa prevenzione, cioè io non devo stare male per andare al dottore, anche per consulto medico, cioè ci sta dentro anche questo. Sì. Anche questo sì, ad esempio noi abbiamo riscontrato in una piazza che se non sbaglio era quella di Cefalù, i ragazzi appunto abbiamo organizzato anche lì un piccolo stand, abbiamo dato la possibilità a questi ragazzi che credo fossero dell'istituto linguistico di vedere a livello anche di flowchart di come si sviluppa da quando il cittadino non sta bene sino quindi flowchart a livello schematico, che cosa deve fare il cittadino quando sta male, quando avverte i primi sintomi e dove deve andare e laddove non deve andare, fatto in maniera però molto molto schematica. I nostri medici sono bravi perché non parlano lo stesso linguaggio, talvolta commettendo anche qualche errore, ma l'errore ci sta, perché l'errore fa essere umani. Assolutamente. Antonio, voglio ricordarti di una promessa che tu hai fatto nella scorsa puntata. Non c'è stato modo di incontrarci se non oggi, ma nei prossimi giorni tu hai preso un impegno e dovremmo mantenerlo, perché chi ci guarda poi dice sono due le cose, o Panasci non va, o Antonio Candela non vuole farlo, non può farlo, non ha il tempo, ma dobbiamo trovare il tempo. Dobbiamo fare un salto così, all'insaputa di tutti, in un pronto soccorso di tua gestione. Lo faremo insieme con una telecamera, senza avvisare i direttori, e andiamo a vivere il pronto soccorso, perché lì tu devi impegnarti per migliorare, insomma, perché il pronto soccorso è, come dire, è il primo punto di ritrovo. Il pronto soccorso è la cartina tornasole dell'efficienza e della qualità del servizio sanitario. Tu ricordi questa promessa, vero? Sì. E quindi la porteremo a buon fine. Ricordo questa promessa e ricordo pure che ho detto che noi abbiamo un modello di pronto soccorso efficiente che abbiamo costruito su Partinico, se ti ricordi, sì. Ne avevo parlato il 28 di ottobre, è stato attivato, e l'impegno che ho preso è quello di applicare questo modello di pronto soccorso di Partinico sui nostri altri pronti soccorso, quindi Ingrassia, Termini, Civico è pure vostro? Civico, l'ospedale civico no, è l'Arnas, io poc'anzi dicevo il civico di Partinico, perché si chiama civico di Partinico. L'ingrassia è vostro? L'ingrassia è nostro, il pronto soccorso è inutile negarlo, non mi posso nascondere dietro un dito. Lo so che non lo faresti mai. È lì, è inutile dirti che va il pronto soccorso. Ma smontato e rimontato si allora, può dire. Non è un problema di uomini, gli uomini sono bravissimi. Il problema dell'ingrassia è un problema strutturale, tra l'altro è una struttura che è sottoposta a 10.000 vincoli in quanto anche una struttura che ha un interesse. Sì, c'è sempre, però dico noi in maniera molto snella dobbiamo, abbattendo qualche parete interna, creare un ambiente che sia accogliente, quindi un modello soltanto di natura organizzativa, strutturale, perché dal punto di vista sanitario per fare lavorare bene meglio i medici sono bravi e lavorano bene, però se oggi tu mi chiedi l'ospedale ingressi del pronto soccorso com'è, io ti dico non va perché non è accogliente. Però ecco, anche in questo sei non è accogliente. Onesta e seria, e non si potrebbe non dire è accogliente. Non è accogliente, me ne assumo la responsabilità da quando mi sono insediato, purtroppo una ma giornata. Ma io credo che tu già hai un progetto in testa, a parte dico sì, sì. Il progetto pilota che già hai attuato. Ma lo dobbiamo fare con fretta.
Anche a Termini Imerese. Quindi a maggior ragione faremo un salto nei prossimi giorni, magari poi fra qualche mese. Quando noi a questo punto possiamo fare ante e posto, ecco, la situazione come era prima e come dovrebbe essere, come sarà. A me non per l'ingrassia occorrono non più di 8 settimane. Di lavoro? Per sistemare sì, queste cose? Noi in 8 settimane tu dobbiamo... Dici? Insomma, dai date che nella pubblica amministrazione sono inesistenti. Ma le mie date sono queste, nel senso da privato, che bisogna correre, lavorare anche di notte. In 8 settimane dobbiamo dare la possibilità ai cittadini di dire che questo pronto soccorso è accogliente. Accogliente significa che non solo deve esserci una sala di attesa confortevole, con tutti i comfort che vanno dal distributore di acqua gratuito ai monitor, e soprattutto ai monitor che danno la possibilità al cittadino di visualizzare i tempi di attesa in base al codice. Quindi di priorità. Di triage, giusto? Sì. Il triage deve avere una funzionalità corretta, esatto, precisa. Però il triage, io come non lo voglio stravolgere il modello attualmente, quello attuale che c'è negli altri pronto soccorso, tranne quello di Partinico. Andremo a Partinico pure. A Partinico possiamo andare, se tu ricordi, io ho detto che a Partinico abbiamo anche modificato il modello organizzativo sanitario, nel senso che esiste un pre-triage, viene effettuato un pre-triage da infermieri, specializzati. Sì, specializzati, che prendono per mano il cittadino appena entra e alla fine in base al codice lo riescono a smistarlo in tempi rapidi, ma tu immagina che cosa significa da cittadino non andare più al pronto soccorso, bussare dietro quella veranda gelida, squallida, dietro il vetro e dire io mi sento male, e spesso magari ti visitano da dietro il vetro. Questo è degno di una... come dire, di un paese che non è civile, quindi questo deve essere debellato. L'abbiamo fatto a Partinico, l'impegno è di farlo anche negli altri ospedali che sono sotto la mia competenza. Ecco. Questo lo devo fare. E lo faremo insieme, anche perché io ti seguirò in questa avventura. Senti, invece l'UNICEF vi proclama l'ASP di Palermo amica dei bambini. Insomma, questo è stato un bel riconoscimento che ci galvanizza. Ci galvanizza e ci fa lavorare meglio e sempre con maggiori stimoli. L'UNICEF ha ritenuto dare questo riconoscimento all'azienda sanitaria provinciale di Palermo, soprattutto per questo ruolo che ha sempre effettuato, che ha sempre svolto anche in silenzio sull'importanza dell'allattamento, e questo, devo dirti, è avvenuto sempre senza alcun circo mediatico. Terza ASP d'Italia. E allora abbiamo detto, ci siamo riuniti con l'UNICEF, io sono molto orgoglioso. Allora, però di devi quello... dire una cosa, chi è il tuo dottore? Chi è che ti tiene così in vita? Operativo? Ti posso dire che il mio medico di medicina generale, credo che non mi guardi. Da quanti anni? Non vado ad almeno 3-4 anni, quindi Però ti ha dato le dritte giuste per tenerti così. Diciamo che è l'adrenalina alta. Tanto è vero che devo confessare che appena l'adrenalina mi si abbassa comincio ad avere qualche problema di cefalea. Allora mi viene l'assist di dire cefalea, che in piazza siamo anche presenti col gazebo sulle cefalee. Quindi facciamo anche le visite e daremo anche dei consigli su come fare nel caso in cui ci sono delle cefalee particolarmente acute. Ora mi è venuto in mente, in base alla cefalea che viene al commissario quando l'adrenalina anche i commissari straordinari, futuri direttori, ormai lo è pure, quando capita soffrono di cefalea, ma lui la combatte con i progetti, vero? Sì, non prendi pillole, tu ti alzi e ti inventi un'altra. Ma è soprattutto è la soddisfazione, sì, anche se problemi non mancano, comunque dico... Bene, allora... Non abbiamo detto della microcippatura dei cani, forse l'avevamo accennato io, anche... vuoi dire qualche cosa? Sì. Ma lì si sbuca direttamente con i cani, sì, si arriva col canuzzo. Anche lì massima disponibilità. Gratis. Tutto gratis, credo che abbiamo detto tutto quanto, anche sull'educazione e sulla promozione della salute. Dico, ci aspettiamo, e l'appello è alle persone, ai nostri cittadini, di venire. Stiamo cercando di organizzarlo in maniera più ordinata possibile. Tanto c'è anche la Protezione Civile che vi dà una mano, mi pare. Ringrazio la Protezione Civile che non ci dà una mano ma due mani. Il Comune per l'ospitalità. Alle 6 di mattina, alle 6 di mattina del 29 io sarò in piazza per constatare di persona
che il villaggio sia montato secondo quelli che sono state, diciamo così, noi abbiamo già redatto un progetto, perché un'organizzazione così grande richiede una grande programmazione. E ringrazio anche la disponibilità dell'associazione, e li ringrazio veramente di cuore, dei pensionati, dei carabinieri che abbiamo voluto coinvolgere attraverso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, e che presteranno una attenta servizio di ordine all'interno di questa di ordine all'interno di questa cittadella, che chiaramente è una grande cittadella. Quindi oltre agli hostess e gli steward dell'Istituto Piazza, ci saranno anche i nostri amici pensionati carabinieri, che hanno un grande senso di responsabilità, una grande professionalità. Io li ho conosciuti quando c'è stato il bicentenario dell'arma, e mi è venuto l'idea, guardando con quale professionalità erano lì attenti. L'ordine pubblico è importantissimo. Anche in questo caso tu li rendi vivi, perché partecipano alla vita sociale da pensionati. Devo dirti che abbiamo fatto dei sopralluoghi con loro ed erano molto contenti, e questo mi fa piacere, perché sai che cos'è? È quel senso di uno Stato: tutti quanti facciamo Stato, tutti facciamo squadra, lo Stato è questo. Le autorità militari, le autorità civili, le autorità sanitarie devono, alla fine costituiscono un corpo unico. E lo Stato è importante, perché una vita senza alcun ideale è una vita vuota. Quindi noi dobbiamo credere in qualche cosa. Se non credi in niente è veramente triste, no? È vero. Allora, chiudiamo questa puntata ricordandovi che il 29 aprile a Palermo, a Piazza Castelnuovo, scende ASP in piazza. Quindi si parlerà di prevenzione, si farà prevenzione vera e propria, con uno screening oncologici, visite specializzate, servizi all'utenza e microcippatura dei cani. ASP in piazza farà tappa quindi questo 29 aprile dalle 10 del mattino alle 17, poi se ritardate un po' non vi preoccupate, che ci sarà un'affluenza pazzesca, ci sarà la possibilità di usufruire gratuitamente di una lunga serie di prestazioni, saranno 5 camper, 22 gazebo che stazioneranno in piazza, aperti per tutti voi, con una all'insegna anche dell'educazione, della legalità, del rispetto delle regole, e con un grande corpo che è quello della protezione civile, dei pensionati, l'arma dei carabinieri, che faranno sì che tutto funzioni come è giusto che sia. Dopodiché, scusa se ti interrompo, diciamo a tutti sempre, a coloro che ci ascolteranno, che la prossima tappa, ecco, ti ho interrotto per questo, è il 13 maggio a Ustica. 13 maggio Ustica, sempre a ASP in piazza? 13 maggio Ustica, sì, due giorni, sono il 13 e 14 maggio, e condizioni meteo permettendo, la prossima settimana scioglieremo la riserva se il 5, 6 e 7 essere a Linosa, per la prima iniziativa mai fatta. Un linosano non ha mai visto, da Linosa non hanno mai visto nessuno, sono 600 persone, è il posto più tra virgolette disagiato e lontano dell'azienda sanitaria, l'ultimo baluardo. E a Linosa mi rivolgo dicendo che noi saremo a Linosa due giorni pieni, perché Linosa non sarà dimenticata. Quindi, se le condizioni del mare sono favorevoli, il 5 e il 6 è tutto pronto per Linosa, dove so che ci stanno aspettando, perché ho sentito tantissimi sicuramente, e sarò ben lieto di poter fare il mio dovere, perché Linosa già avrebbe dovuto avere un'attenzione maggiore nel passato. Se questo non è accaduto, diciamo che mi scuso pubblicamente e cercheremo di rimediare. Bene, allora la puntata è chiusa, ringrazio ancora il nostro burocrate, non burocrate, d'assalto, lo definisco così, Antonio Candela, per essere stato nei nostri studi. Vi seguiremo durante tutto l'evento, e poi le promesse prese vanno mantenute, quindi faremo quel giro insieme presso il pronto soccorso di cui tu hai gestione, e poi naturalmente periodo per periodo vi racconteremo tutto quello che accade all'ASP e anche fuori dall'ASP, perché quell'uomo non sta mai chiuso dentro l'ufficio, è sempre operativo e all'aperto. Grazie, alla prossima. Grazie a te, saluto tutti, buongiorno. Ciao.